questa roba qua cosa sono? Pomodori? E abbiamo ordinato della roba strana. Quelle che pensavamo fossero uova. No, non lo so, non voglio neanche pensare cos'è, sono. Non lo so, non voglio pensare. Io ragazzi ho un po' paura. Which kind of animal? Forse era meglio se non glielo chiedevo. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un fantastico nuovo video. Oggi abbiamo intenzione di andare in giro per spiagge, aspettative molto alte, tempo molto variabile, quindi in questa situazione di incertezza è bene incominciare con una sana e robusta colazione. Questa mattina abbiamo scelto un posto un pochino più altolocato, se così possiamo definire. Qui ovviamente ti fanno da mangiare già alle 9 del mattino quello che mangi anche alle 9 di sera. Non ci sono i rigoli col caffè latte, quindi ho preso una roba che sembrano rane fritte, ma in realtà sono funghi fritti sempre con una salsina al tamarindo, mentre Franci ha preso il suo guilty pleasure. Bao a colazione. Confido che questi non siano quelli industriali. Ripieno alla Nutella? No, ripieno di verdure spicy, molto molto buono. Non riesco a capire questa cosa che continuiamo a vedere ovunque qua in Vietnam. Loro non prevedono a tavola i tovaglioli. Non fa proprio parte della loro cultura. Cioè l'unica cosa che hanno sono queste salviettine umidificate, che però tendenzialmente le usi alla fine del pasto, anche perché se le usi a metà e poi ti ciucci le dita, ti stai ciucciando il detersivo che c'è qua dentro, ti devi di fatto immergare come un cinghiale e poi alla fine del pasto usi quelle e ti puli e ti lavi. Ma noi, in quanto esperti viaggiatori del sud-est asiatico, giriamo sempre con la nostra fidata carta igienica. La carta igienica vietnamita. Che vi salva nelle situazioni critiche. Più che altro sono curioso di capire se hanno fritto bene o hanno fritto con l'olio motore. No, hanno fritto bene, dai, non è fritto all'olio motore. E dopo la colazione abbiamo affittato un fantastico motorino, l'ideale qua per girare l'isola. Abbiamo fatto un'ora di strada. Siamo giunti a una spiaggia che speriamo sia molto carina. Non sta neanche piovendo, vorrei far notare questa cosa qua. Franci, fai strada. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head. And I will taste every note. Feel so good when you're in my head. Beh, cosa dire? La spiaggia è davvero davvero molto bella. Facciamo partire subito paragoni con la Sardegna per far inalberare un po' di gente. No, c'è anche l'altalena per fare le foto di Instagram. Quella in Sardegna mica c'è. Poi andiamo lì e facciamo la fotocopertina. Con questa scaletta che termina nel nulla ci fate il parasailing. In pratica vi legano a un paracadute da parapendio, tipo una moto parte e voi volate. Ci siamo piazzati su due sdraio alla modica cifra di 140.000 dong, circa 6,50 euro. Probabilmente per il Vietnam non super economico, però raga, il posto è molto bello, l'acqua è pulitissima, un bel mare, una bella spiaggia. Ma ciò nonostante, Franci non è soddisfatta. Ho paura che arrivino tutti i barconi dei turisti, sai? Ma è vuota, non c'è nessuno. Saremo in 13 su tutta la spiaggia. Ma dall'altra parte sono in 150.000. Ma non è vero. Tra l'altro hai anche delle fantastiche strutture dove poter fare tutte le copertine YouTube della terra. Ma che copertina zarra che puoi fare da qua. O da questa fantastica amaca, da quel buco lassù. Temptation Island is nothing. Vai, fammi la copertina. Livello 1, riuscire a salire sull'altalena. Non è che non ci riesco, ho paura. Tra 5 giorni abbiamo un aereo di ritorno. Qualsiasi mio tentativo di fare una foto sexy. Se vuoi la faccio io. Scatta una situazione gelatino. Abbiamo dovuto sondare un po' i vari gelatai e abbiamo scelto lui. Io voglio la palla. Allora io prendo l'anguria. Okay. Io ho ripreso questo che mi ricorda il Laos. Il mio è piccolissimo, ragazzi. Buono almeno? Un po' caruccio, no? Ci sono dei prezzi. C'è la pizza fatta dai vietnamiti, costa 15 euro. Bene, ma a tratti non benissimo. Tempo di cambiare location. Riprendiamo il nostro motorino. Boh, io andrei a vedermi tipo una bella fabbrica di pepe. Fabbricetta. Una fabbrichetta di pepi. Se non mi ricordassi più qual è il nostro, dici che potrebbe essere un problema? Quando ero nel Vietnam, ricordo che andavo sempre in motorino nel Vietnam.
E questo è tutto quello che ho da dire sul Vietnam. Con le buche, porca miseria. Nuova avventura. Siamo giunti in motorino in un posto che pensavamo fosse una fabbrica che produce pepe. Ci hanno mandato così all'arrembaggio in... A parte il fatto che sembra che qui facciano fish sauce e non pepe, che va bene uguale. Però non capiamo bene dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare, perché si anda soli. Sarebbe carino se qualcuno ci dicesse cosa dobbiamo vedere, dove dobbiamo andare. Se adesso nessuno ci cazzia, noi ci infiliamo qui a sgamo. Madonna, senti che odore. Questi ragazzi, alla stregua di come noi facciamo il vino, loro ci fanno la fish sauce. Più vecchia è la botte, più deliziosa è la salsa. C'è un odorino di fish sauce non indifferente qui dentro. Si mette pesce con sale, piano piano okay. Si crea un liquido che sul fondo della botte, e quella è la parte di fish sauce che effettivamente poi viene imbottigliata. Sì, credo si faccia fermentare il pesce fondamentalmente. Sì. Qui purtroppo non c'era moltissimo da vedere, però le ragazze sono state così gentili da farci capire che attraversando la strada 200 metri, facendo gesti di questo tipo, dovrebbe esserci una piantagione di pepe. Andiamo a vedere. Stiamo cercando di capire come funziona questa fabbrica di pepe. Detto che secondo me la fabbrica di pepe è: c'è una pianta, nasce il pepe, raccolgono il pepe e seccano il pepe. Qui davanti c'è un telo gigante dove lo stanno seccando e il profumo è buonissimo. Noi che da buoni europei siamo abituati un po' troppo bene, ci aspettiamo di arrivare qua e che qualcuno ci dica: c'è il tour, non c'è il tour, questo è l'ingresso, si paga tot. Poi no, invece qui tu entri, ti imbuchi e cerchi di capire cosa puoi vedere. Lui per esempio mi sta guardando malissimo. Ci sono giusto due polli. Mi viene da dire che lo abbiano già raccolto o che deve ancora nascere. Quindi momento sbagliato. Momento sbagliato? No, in realtà ci sono piante che ce l'hanno anche maturo. Ci sono queste piante che possono arrivare fino a 4 metri, 5 direi così a guardarle. Madonna raga, ho provato a mangiarne uno, è buonissimo. Adesso comincio a tossire. È pepe fresco, quindi non è come quello che finisce nel macinapepe che è duro. Questo qua sotto i denti si spappola subito. Adesso comincio anche a singhiozzare. È molto buono, è profumato e aromatico. E mangiarne una bacca sotto i denti è abbastanza forte. E il pepe di quando ti fai il filetto al pepe verde. Adesso tra un po' comincia a tossire anche tu. Ecco. Però è buonissimo. È buonissimo. Lo compriamo di sicuro, raga. Ci compriamo un cuscinetto di pepe bianco e un cuscinetto di pepe nero per 185 dong, che sono 9 euro. Non chiedetemi il motivo, ma Giano cerca ristoranti così. Ci siamo scambiati il casco? Siamo tornati all'ostello, docciati, riusciamo per andare a cena. Aggiungi acqua, sarà gratis, ma il gusto, meglio il sapore, ha un sapore come tre acque. Negozio acqua di lavaggio, comprende materiali come nuova acqua, senza materiali principali. Esempio, 13 tipi di bellezza, bellezza acqua. Acqua di rana con super traffico. Ragazzi, Google Translate non è tanto affidabile. Trung Ganon. Yeah. Rau Vanam Anlau. Basta? Migoi. Ok? È una bella esperienza anche imparare a farsi capire e ordinare in vietnamita. Oppure il buon vecchio metodo, questo. Ecco, magari il ghiaccio per la birra no, ma la berremo da qua perché è bella fresca. Nel frattempo arriva il piatto, scatta la magia. È mega divertente quando ti mettono una roba qua che cuoce e che soprattutto non hai la più pallida idea di che cosa sia. Sono già contento. Questi qua sono gli instant noodles. Un panettone di verdure gigante. Wow, adesso sta bollendo, ci sta mettendo dentro un po' di funghi, che ha un bel aspetto, devo dire, e ha richiuso. Quindi non abbiamo ancora il permesso di mangiare, ragazzi. Allora, visto che hanno capito che siamo piuttosto imbranati, stanno facendo tutto loro. Questa roba qua cosa sono? Pomodori? E abbiamo ordinato della roba strana. Ma io ero convinta fossero uova. A noi ci piacciono le cenette complicate, quelle dove non si capisce una mazza. Adesso Franci dovrà aprire gli instant noodle. Nel frattempo non lo vedete, ma ci stanno tenendo sotto controllo per verificare se stiamo facendo c***ate. Metti il timer. Non ce l'ho, ma raga, mettete il timer 2 minuti. Ehi, Google, metti timer 2 minuti. Non c'è Google, a parte che qua Google non capisce un c***o di vietnamita. Quelle che pensavamo fossero uova. No, non lo so, non voglio neanche pensare cos'è, sono. Non lo so, non voglio pensare. Tac. E fin qua era facile. Allora, cosa c'è qui dentro? Non agitare che vengono sugli occhi tipo Indiana Jones.
roba verde, roba bianca. Loro soffrono da morire a guardarci. Sì. Loro stanno vedendo due impediti. Carnazza. Che volevo cercare un pezzo di pollo più franci friendly. E metti anche l'ovetto. Non lo voglio, non voglio neanche sapere che cos'è quella cosa lì. L'abbiamo ordinato. Che sarà tipo maleducatissimo, tipo col cucchiaio da portata uno assaggia. È buono. Ma no, mi sono ustionata. Non è brodo di pollo, è molto più saporito. E mo mi faccio la mia. Oddio, io queste uova le voglio assaggiare. Vanno assaggiate. Assaggia l'ovetto, che sono curiosa. Aspetta, cioè devo partire subito strong con l'ovetto. Assaggio prima un fungo. Il fungo fa il mestiere del fungo, molto facile. I noodles. E anche qua è un sapore di casa nostra. L'ovetto, che come potete vedere è una roba strana. Io ragazzi ho un po' paura, ma non tanto perché non so quale animale faccia un uovo del genere, ma soprattutto non capisco perché sono tutte attaccate. Ma cos'è? Ah, è un organo interno, ma se lo buco? Vabbè dai, do un assaggino piccolo. Ma no, ma sa di uovo. Guarda dentro com'è fatto. Which kind of animal? That's inside. Inside? Yeah. Ok, but the chicken? Yeah, in the chicken. Uovo dentro. Ah, è l'uovo prima che nasca l'uovo, avete capito? E infatti sa di uovo. Forse era meglio se non glielo chiedevo. Però sa di uovo. E intanto qui sta scendendo giù il mondo. Ah, dai, il sapore in generale di tutto è molto buono. Ok. Questo magari non me la sento. Voglio immaginare che serva per dare sapore alla zuppa. Lui, lì dietro, ci sta controllando a vista, dicendo little, un po' così, un po' cosà. Perché evidentemente non stiamo azzeccando tutto quello che dobbiamo fare. Uovo, uovo. Ci sono delle cose strane attaccate. Mangia solo l'uovo. Sa di uovo. Beh, alla fine è sincero, sa di uovo. Perché non è l'uovo classico che la gallina ha fatto uscire, ma è quando sta ancora dentro. Cioè prima che faccia l'uovo. Eh sì. Ci fa molto schifo pensare a questa cosa qua. Esatto, ma infatti io prima dissi era meglio se non avessi chiesto. Ah, ecco perché ci sono tanti uovi di tante dimensioni diverse. Perché è a seconda dello stadio sì. in cui è l'uovo prima che ammazzassero la gallina. Sì. Sa di uovo, raga. Di niente uovo. Di più, niente di meno. Come al solito. Il brodo è buono, tutto il resto si fa un po' fatica. Questa io non riesco a mangiarla. Mi date una mano? Ho una zampa. Questi hot pot sono buoni da un punto di vista del gusto, però ci sono cose molto lontane da noi dove veramente ti devi impegnare. Salto temporale dal ristorante all'ostello. Abbiamo pagato 500 e rotti mila dong, abbiamo pagato un po' caro stasera, dobbiamo un attimo rifasarci. Buonanotte, così. No, facciamo così oggi. Con l'asciugamano. Amici ben ritrovati su questo canale. Quella è la roba puzza che abbiamo fatto lavare alla modica cifra di 60.000 dong. Siamo tornati a far colazione da Nam. Stamattina però proviamo cose nuove. Che è sempre una bella ruota della fortuna qua in Vietnam. Tentare cose nuove, soprattutto alle 9 del mattino. Bentornati nell'angolo della contabilità di Franci. Quanto stiamo spendendo questa terza settimana? Abbiamo fatto delle cavolate, tipo comprare un visto per la Cambogia, dove non andremo, e aerei vari. Quindi l'angolo della contabilità di Franci in questo momento è abbastanza penoso. Abbiamo fatto le previsioni degli ultimi prelievi e vengono fuori circa 3 milioni di dong. Stiamo cercando di capire quanto prelevare come ultimo prelievo bancomat per evitare di tornarcene a casa con i dong vietnamiti o doverli cambiare. Quindi insomma vogliamo chiudere precisi. Abbiamo un sacco di problemi. È tutto. No vabbè ragazzi, che cos'è il mio tè allo zenzero? Franci mi ha ordinato degli spring roll e poi mi ha preso una pipita, una limonata. Tutti i contenuti Instagram di Giano e Franci li trovate sull'Instagram di Giano e Franci. Instagrammatevi anche voi. È arrivato un piatto che non ho ordinato. Effettivamente ho ordinato una delle poche cose di cui non c'era la foto sul menù, perché si chiamava Braised Pork Spring Roll. E quindi ho detto roll sarà qualcosa. E invece è arrivata questa ciotola qua. Ma noi la mangiamo uguale. Perché comunque la curiosità non ci manca su questo canale. Non ti convince. Ma no, ma sai perché? Questi pezzi di maiale sono ciancicosi, sono tipo wurstel, tipo quelle che mettono nel banh mi, simil mortadella di casa loro. Questo era il pepe, non era colpa del maiale. Ah, una bella limonata e buttiamo giù tutto. Dimmi che coi tuoi ci abbiamo preso. Ok, la colazione è salva. C'è un po' di tutto dentro, ci sono noodles, ci sono verdure. Meglio questi di quello.
però tirando un po' le somme di questa cucina vietnamita, ora che siamo agli sgoccioli, posso dire che non è la mia preferita tra le cucine asiatiche. Secondo me hanno dei buoni sapori, ma non è molto varia e dovrebbero sforzarsi un po' di più per migliorare aspetti dove basta veramente poco per fare le cose fatte un po' meglio. Tipo un pollo preso, buttato intero in una pot, tagliato a tranci con un'accetta e servito ai clienti. Cioè, pulirlo non costa tantissimo, diciamo così. Non è che voglio dissare tutto il paese questa mattina perché mi sono stato col piede sbagliato. Era così una riflessione in generale sul cibo vietnamita, che comunque non boccio. Stamattina, raga, ci dirigiamo alla spiaggia delle Stelle Marine. Francia è andata a prendere quello che avanza del nostro cibo comprato in questi giorni, Oreo e cagate varie. Compriamo le bananine? Sì. Hello, how much for a banana? Abbiamo le bananine. Prendiamo il motorino che sta in casa di questi signori. Ah, è per una bisca. Sei morto? 10 km di camel trophy in due sul motorino. Ma valevano come 10. Se il giorno prima ha piovuto non ci venite. Niente starfish. L'acqua è sporca. Per affittare una barca chiedono $30 per fare 20 metri. Proseguiamo il giro dell'isola. Quello che avevate appena visto camminare era già non disappointing. Stiamo tornando indietro, ragazzi. Queste sono le prime a seguire la strada. Bella gitarella di merda. Non parlare al guidatore mai. Soprattutto se incazzato. La situazione delle spiagge sul lato ovest dell'isola è questa: alghe e marrone. Ce ne torniamo a casa con le pinne nel sacco. Che diludendo, ragazzi. Due cadaveri. Due falliti più che due cadaveri. Abbiamo fatto fuori un pieno di benza per girarci tutto il nord di sta di isola. C'era una spiaggia che andasse bene. Però il mio premio di consolazione: ora mi mangio 14 banane. Avevo chiesto anche a Jimmy il fenomeno qui, il tizio dell'ostello, se ci consigliava un po' dei posti fichi. Ho detto sì, vai lì alla spiaggia delle Stelle. Sono tornato incazzato nero dopo 2 ore, dopo aver essermi fatto 100 km in motorino, dicendo ma scusa, ma faceva cagare. Non è la stagione. E mica non me lo potevi dire prima che partissi. Ma qua non lo fanno con cattiveria, raga. Qui proprio non, boh, su certe cose secondo me non ci arrivano tanto. La banana è buona, me ne mangio altre 17. Ho mangiato 11 bananine calde e mezzo chilo di biscotti secchi. Vado alla ricerca di qualcosa di fresco da bere. Mi aspettavo che saresti arrivato con qualcosa di molto più interessante. Capito, ma qualcosa di più interessante devi farti capire. Tra l'altro, comunque, per farmi capire ci ho messo un po'. Allora, per non vanificare del tutto la giornata, che è partita abbastanza malino, torniamo di nuovo in motorino. Praticamente ci hanno visto in motorino tutto il giorno. Sì, ho guidato come un pazzo tra ieri e oggi. Comunque, adesso tentiamo di andare a fare un aperitivo sulla spiaggia, che sembra una cosa figa. Dico tentiamo e dico sembra perché anche la spiaggia di stamattina doveva essere figa, quindi non so più cosa aspettarmi. E poi dopo cenetta barbecue. Franci, guidi tu? Vuoi morire giovane? Meglio di no. Dai che forse la serata butta un po' meglio. Siamo in questo Ocean Club qualcosa. Non sembra niente male. Pieno di giovani, pieno di musica. Ecco, adesso che ho detto che è pieno di musica, si è fermata la musica. Ma un attimo fa vi giuro che era pieno di musica. E comunque pieno di giovani. Purtroppo per noi siamo arrivati tardi e quindi solo posti in terza fila. Ci siamo piazzati qua. Sapete perché è tremendamente occidentale questo posto? Perché non ci sono le cannucce di plastica. È la prima volta. Smoothie, mango e banana. Watermelon juice. Buono, ci sta. Fallo anche cattivo con quello che l'abbiamo pagato. Effettivamente. Tramontino di stasera, tanta roba. Perché diciamocela tutta, facciamo tanto i fighi che in Vietnam bisogna mangiare il cibo del Vietnam. Però con la tipa qua dietro che se mangia la pizza, anche se fatta dai vietnamiti, di la verità che un morso glielo daresti. Dopo il fantastico tramonto un po' sovraesposto della mia GoPro, mi compri una pizza per favore? Francia ha deciso che vuole la pizza vietnamita, per cui mi sa che domani sera torniamo lì. Anche se sarà cattiva, dirò che è buonissima lo stesso. Siamo venuti a mangiare in un ristorante giapponese. Sì, stasera giapponese. È una charcoal kitchen, quindi
praticamente qui fanno tutto alla piastra, alla griglia. Molto carino, ragazzi, mi piace molto questa presentazione. Poi c'è una salsina e due verdurine, così. Un asparago e intorno alla pancetta. Devo dire molto bene, raga, molto molto bene. È arrivato dell'altro. La nostra melanzana e i dumplings che avevamo ordinato. Ma proseguiamo con gli spiedini. Non potete capire la soddisfazione dopo 3 settimane di mangiare un pezzo di carne che non sia pieno di ossa, pelle, tutto quanto. Procedo con i dumplings. Questi qua sopra che vedete, ragazzi, che generalmente sono quelli che si muovono al vento, si chiama katsuboshi. Sotto ci sono delle melanzane. Stradelicato. Abbiamo finito, ma ricomincerei tutto da capo. Abbiamo pagato 434.000 dong. Se siete sull'isola e ne avete un po' le scatole piene del vietnamita, volete provare un giappo serio, questo è molto serio. E con voi ci rivediamo, se non avete impegni, domenica prossima, ore 11.